Signor Leonardo, stiamo nell'azienda agricola Sole e Sole e Sapori. Sapori e stiamo assistendo alla piantumazione del pomodoro d'Atterino per la quale state servendo da 3 anni la cooperativa Terra e Gusti. Ci sono delle novità quest'anno? Sì, quest'anno la novità principale è che stiamo trasformando il tutto in bio, diciamo. La coltura, la tecnologia di produzione è sempre la stessa, perché in quanto noi seminiamo, trapiantiamo il pomodorino d'Atterino, che in questo terreno ricco di sali minerali, dove sono proprio terreni di proprietà della cooperativa, Sole e Sapori, e lo trapiantiamo e viene, diciamo, arriva a maturazione coltivandolo a secco, senza irrigare, così la pianta, il pomodoro esce molto ricco di pomodoro e non di acqua come si fa dalle altre parti, in pianura e dalle altre parti. Vogliamo seguire un po' questo attrezzo e queste persone che fisicamente, con la manualità e penso con la professionalità, fanno appunto la piantumazione. Andiamo a raggiungere? Leonardo, fai un pochettino di spiegazione di questo attrezzo, no? Come funziona e il perché di questa macchina. Allora, questa è una macchina trapiantatrice, funziona che le piantine vengono messe qui dentro, camminando vengono piantate e poi ci stanno, vabbè, due operatori dietro che aggiustano la piantina per farla inserire per bene nel terreno. Poi ci sta pure l'acqua che solo ora viene utilizzata artificialmente, in quanto Cioè sta a significare che successivamente non prende più acqua la pianta. Siamo solo nelle mani del cielo, diciamo. Se piove prende acqua, E perché questo che cosa apporta, diciamo, al prodotto e poi di conseguenza al consumatore? e al consumatore, al prodotto, apporta il fatto che il pomodoro, essendo coltivato a secco, c'è molta poca acqua e quindi c'è molto succo e prende proprio le caratteristiche del terreno, la dolcezza, tutte le caratteristiche del terreno. L'acqua, come dicevo, viene utilizzata solo ora così le radici partono, vanno nel terreno e il pomodoro non si ferma più, diciamo. Piano piano riesce a crescere sempre di più. E quindi avete una produzione non abbondante rispetto alle produzioni intensive. La produzione qua è un quarto di quella intensiva. Cioè, giusto per capire quanti quintali per ettaro si riesce a raggiungere come produzione con questo tipo, di coltivazione. Un quarto anche di meno, perché se con quella intensiva si fanno i 1000 quintali a ettaro, con questa si fanno i 150, 200. Ma la concimazione è stata fatta precedentemente o viene poi successivamente? No, la concimazione non avviene nessun tipo di concimazione in questo terreno, c'è solo la concimazione un po' di concime organico. Che è stata fatta appunto prima della piantumazione. Sì, solo concimazione che avviene prima nel terreno. Intanto che cammina la macchina, vediamo un po' la manualità, la gestualità delle signore in questo caso che fanno appunto la prima. Prego. Un'azienda familiare, diciamo, fino a mo' sono stato io, un po' ci diamo il cambio, siamo noi personalmente che trapiantiamo il pomodoro, perché questa è una fase che è molto delicata. Ci piace seguirla di persona e infatti ci siamo proprio tutti noi. Quanti ettari coltivate a pomodoro nell'azienda agricola? Con la Sole e Sapori coltiviamo quest'anno 12 ettari a pomodoro. E avete intenzione, ovviamente, visti i grandi risultati della vendita di Terra e Gusti, di poter diciamo, incrementare questo lavoro? Abbiamo dei contatti anche con clienti importanti, pertanto l'anno prossimo dobbiamo chiudere dei contratti importanti, pertanto siete pronti come azienda agricola? Sì, noi siamo pronti e ci stiamo. Cioè, già la differenza tra l'anno scorso e quest'anno, ci stiamo trovando benissimo e siamo pronti. L'azienda ha le capacità
e la possibilità di piantare pomodori su altri terreni sempre di proprietà, quindi se il mercato ce lo richiede noi siamo super pronti. Allora, siamo con uno dei capisaldi della famiglia Pepe, dell'azienda agricola Sole e Sapore, il signor Pepe Vincenzo. Vincenzo per tutti. Com'è che vedete questa evoluzione nell'agricoltura? La vedo un poco strana, non è tanto semplice. Perché prima si trovavano i personaggi che lavoravano la terra, mo è pure difficile trovare gente che lavora la terra. Quindi non si riesce a trovare della gente che ama. Come mia moglie che mangiava i vacchi, mettevamo pomodoro, tabacca, capite? Era tutta un'altra cosa. Mo, se non fai questo, come fai a vivere solo con il grano o solo con la pomodoro? Si deve fare un po' di tutto per andare avanti. Se no come fa? Bravo, però l'azienda ha tanti giovani, no? Vediamo soltanto giovani a fare questo lavoro e lo fanno con amore, quindi la famiglia Pepe, l'azienda Sole e Sapore, ha trasmesso queste belle sensazioni di amare la terra. Hanno trovato a migliorare e fanno un altro lavoro, perché sulla terra non si guadagnava niente, se guadagnava poco, allora hanno visto gli altri e sono scappati, chi in città, chi all'altro posto. E noi, questo bisogna dirle. E mi penso che lo vedono tutti, perché la terra si guadagna poco, perché dove stanno i soldi? Si va da solo, ma se non si guadagna, no, dice che non piove, una volta fa freddo, e una volta, questo. Ma si ritornerà ad apprezzare il prodotto buono, quindi non solo e soltanto per l'economia, ma per il gusto di curare la terra e curare ovviamente anche la salute. Uno ci deve nascere a essere una persona che ci tiene con la terra, perché stare quelli che non c'è da fare. Grazie e tanti auguri ancora. Grazie a voi, speriamo bene. Benissimo. Usiamo questo tipo di macchinetta, che è una macchinetta a pinza, perché noi abbiamo un terreno un po' più duro e quindi la macchinetta non penetra, le macchinette tradizionali non penetrano, diciamo, nel suolo. E quindi le piantine vengono prese dal plotò dove stanno messe e vengono collegate in mezzo alle pinze. La macchinetta gira e tu metti le piantine nelle pinze. Una volta che mi hai messo le piantine scendono giù, vengono bagnate dalla macchinetta dove va la piantina, dove ogni cade l'acqua proprio dove viene messa la piantina, e poi viene piantata e chiusa con queste due ruote, viene stretta al suolo e quindi viene piantata. Poi le piantine invece che restano in superficie, ci sono due operatrici, le collocano al terreno con un attrezzo, diciamo, antico. Qual è il vostro compito? È di piantare le piantine, quelle che la macchina non riesce a piantare. È un metodo antico. Buongiorno. Buongiorno! Ma che state facendo ancora nei campi? Ma vanno, andiamo in pomodoro. L'esperienza. Sì. E avete ancora l'attrezzo? Tutte tengo ancora. E come mai l'attrezzo di ferro? È più chi l'ha fatto? Chi è che l'ha fatto? Giovanni mi ha fatto questo attrezzo di ferro. Perché è più leggero? Perché è più.
Ma non te le vuole, c'ha la punta più buona, c'ha la punta più buona. Ma adesso che state facendo qua? E quella cannetta, belli pomodori, e sbrenni, e piantani che cru. Facciamo sempre che cosa. Quanti anni ci avete? 77. Ma che bello, sembra di una signorina. Tanti. Come una signorina? Sono vecchia. Bravi, bravi. Nell'azienda di produzione del datterino famoso della zona di San Bartolomeo, precisamente nell'azienda Agostinelli, a rappresentarla una ragazza di 30 anni che si chiama? Liana. Liana, buongiorno. Lavori nell'azienda ovviamente di famiglia che si occupa di? Allora, noi siamo un'azienda prettamente di cerealicola che si occupa anche di oleose, ma abbiamo anche la raccolta del famoso datterino di collina. Siamo soci della cooperativa Sole e Sapori e in questo momento dell'anno la nostra preoccupazione è proprio raccogliere questo pomodorino. Qui avviene la prima cernita e quindi vengono eliminati i verdi, i gialli, in modo da portare comunque un prodotto in fabbrica già buono. E dopodiché arriva in fabbrica, dove arriva la seconda cernita, eccetera eccetera. Quindi il nostro lavoro sta proprio nel pulirlo nella prima parte. Ovviamente quando intendi fabbrica intendi il salsificio di Sole e Sapori. Certo, quello che vi sarà visitato successivamente a questa fase. La produzione del datterino, noi abbiamo visto in altri campi la piantumazione. E abbiamo evidenziato il fatto che, essendo un pomodoro messo in collina, si deve difendere da solo, cioè non c'è possibilità qui di portare l'irrigazione, quindi nei suoi geni sta quella capacità di potersi adattare. Quest'anno è stato abbastanza complicato, giusto? Non ha piovuto per niente, quindi non sono campi irrigati questi e non ha piovuto per niente, quindi il prodotto infatti è un po' più piccolo rispetto agli altri anni, ma è molto dolce, ancora
più dolce del solito. Questo è un datterino che si distingue proprio perché è molto molto dolce, infatti il passato aderisce proprio alla pasta in modo diverso rispetto a una salsa normale, una salsa di pomodoro grosso o quello che sia, quindi ha proprio delle caratteristiche specifiche. Quest'anno è stata dura, non ha piovuto per niente, quindi abbiamo avuto comunque questa raccolta un po' in alcuni luoghi a grandinato, quindi abbiamo avuto anche campi distrutti, però quello che resta è comunque un buon pomodoro. La raccolta in sé, io vedo questa cernita, diciamo, ma avviene in unica volta o più passaggi? No, per quanto riguarda il pomodorino avviene in un unico passaggio, la pianta viene estirpata, viene battuta su questa rete e dopodiché vengono tolti solo verdi e gialli, quello che può essere bucato, quello che non piace, insomma, infatti viene fatta proprio una raccolta manuale da noi i propri imprenditori, quindi non è che dici. Dopodiché viene depositato nei cassoni per il trasporto. Vedevo così, da profano ovviamente, che c'è una grossa quantità di pomodori ancora verdi. Qualcuno immagina questi campi che si vedono soprattutto nel tavoliere, no? Una raccolta unica di pomodoro solo e soltanto maturi rossi. Questo che cosa sta a significare? Allora, purtroppo quest'anno non ha piovuto per niente, ha piovuto 20 giorni fa e il frutto di quella pioggia sono questi pomodorini verdi che purtroppo non si possono attendere perché questa è matura abbastanza, quindi non possiamo mai attendere questo pomodorino verde e quindi ci tocca fare questo lavoro di cernita. Questo è successo quest'anno. Quindi non è vero che si può aiutare anche con, diciamo, aiuti chimici, no? La colorazione del pomodoro? Allora, noi non lo facciamo assolutamente, non so se lì in tavoliere lo fanno, ma questa è una cosa che noi prettamente per il datterino non l'abbiamo mai fatta e non credo che mai ce ne occuperemo. In questo periodo, nella raccolta appunto del pomodoro, si sta parlando molto di quello che è purtroppo il ghetto di Rignano con tutto quello che ne consegue, il caporalato e quant'altro. Io vedo che la raccolta da te viene fatta anche da persone che non sono italiane, mi spieghi un pochettino il tuo pensiero? Sì, allora noi qui stiamo iniziando un discorso di agricoltura sociale, quindi io ho fatto un viaggio giù in Africa e da lì è partito un discorso in cui volevo comunque la collaborazione di queste persone che vengono comunque sfruttate in altre situazioni e noi invece avevamo iniziato a pensare a un discorso proprio di agricoltura sociale, quindi l'interazione con queste persone per integrarle nel mondo del lavoro, anche perché sono effettivamente, io stendo a pensare che le persone non vengono definite tali, quindi c'è questa piccola problematica da superare ancora. Purtroppo sì, questo ti fa onore. Io come presidente della cooperativa Terre Gusti vi sarò molto vicino perché penso che al di là di quello che possono dire le etichette dei prodotti bisognerebbe incominciare a interrogarsi dietro a quel prodotto che cosa c'è. E sicuramente un'altra domanda che mi pongo e che pongo un po' a tutti quelli che ci ascoltano, se il ghetto di Rignani è lì, lo vedono tutti, tutti possono andare a visitare, mi chiedo, sarà legale sicuramente? La riflessione. Secondo te? È da riflessione, è quello che tutti dovrebbero pensare, è quello, vabbè, non ci sono molte parole al riguardo. Cioè. Dopo della raccolta ovviamente viene la trasformazione. La trasformazione deve avvenire entro quanto tempo per poter dare poi tutto quello che il pomodoro ha? Allora, noi massimo la facciamo in 24 ore, infatti da qui a ora vi sposterete al sartificio Sole e Sapore e lì già è in atto la trasformazione dei pomodorini raccolti ieri. Giovanni Panzano, sì. T'ho lasciato a piandumare il datterino e ti ritrovo qui al sansificio. Sei il tuttofare dell'azienda? Beh, diciamo, aiutiamo l'azienda tutti insieme, un gruppo, diciamo, un grande gruppo, una grande squadra, diciamo, una famiglia. Bene, ci vuoi illustrare un pochettino che cosa succede dopo dell'arrivo del pomodoro datterino?
Sì, il pomodoro è appena arrivato dal campo e diciamo viene scaricato tramite il muletto, viene scaricato in queste due vasche dove viene fatto un primo lavaggio del pomodoro e poi vanno a finire, diciamo, i pomodori scaricati fanno tutto un tragitto che di lavaggio già e poi vanno a finire in una lavatrice. Allora, questa qua è la lavatrice dove viene effettuato l'ultimo lavaggio del pomodoro prima di andare sul nastro della cernita all'interno. Ora passiamo all'interno dove avviene la cernita del pomodoro. Allora, signor Giovanni, i pomodori sono appena stati lavati e sono arrivati in questo, come chiamarlo, rullo trascinatore che porta il pomodoro a? Questo qua è un nastro di cernita dove viene tolto il pomodoro, se c'è qualche pomodoro marcio, oppure viene preso il pomodoro, diciamo quello là più selezionato, per fare il datterino acqua e sale. Quindi in questo momento state producendo il datterino in acqua e sale? Sì. Ma normalmente il datterino viene utilizzato anche in che altre diciamo soluzioni, ricette? Allora lo facciamo sia il datterino intero in salsa oppure facciamo proprio la salsa di datterino. La cernita dei pomodori attraverso queste fanciulle che abbiamo incontrato già in qualche altra occasione, mi ricorda anche una signora, le signore, no, tutte me le ricordo, quando abbiamo appunto fatto l'intervento della piantumazione del pomodoro, quindi la famiglia si muove a 360 gradi. Ti chiami, scusami? Giovanna. Giovanna, a scuola, sei pronta per la scuola? Sì, sono pronta. A che anno stai? In realtà sto all'università. Ah, io ti vedevo piccolina, invece abbiamo già una studente universitaria di? No, studio a Foggia ma sono di San Bartolomeo. Che facoltà stai facendo a Foggia? Ostetricia. E non c'entra nulla con questa. Ma serve anche il lavoro in fabbrica. Purtroppo per come vanno i tempi bisogna conoscere anche questa realtà e quindi mi dedico alla fabbrica in estate. E, ci tengo a precisare che di solito questa è la nostra postazione, siamo donne e quindi ci piace il lavoro minuzioso. Ah, quindi questo è il lavoro un pochettino più delicato, no? Quello della cernita, bisogna stare attenti, avere l'occhio veloce di quello che vigile non va attento, bene in cucina. Vigile attento. Che porta appunto dove c'è stata la cernita dei pomodori, arriva in questa tramoggia, in questa. Sì, una coclea, diciamo, dove il pomodoro viene cotto, dove viene proprio fatta la passata, cioè viene, diciamo, sbollentato il pomodoro col vapore. Prima di arrivare a questa operazione, una mia domanda: oltre al pomodoro datterino, ho visto anche altri pomodori, qualcuno tondo, lungo, che sta a significare? No, stiamo facendo anche in concomitanza, perché con il pomodoro, diciamo, non dello stesso calibro, il datterino, uniamo un po' di pomodoro tondo, un po' di pomodoro lungo e facciamo la passata, diciamo un mix di passata. Quindi oltre alla lavorazione del pomodoro in acqua e sale, proprio per qualche pomodoro diverso si fa anche la salsa. Bene, quindi proseguiamo, la cottura del pomodoro avviene? Avviene tramite, diciamo, questo tunnel dove c'è una coclea che gira e il pomodoro viene trasportato e viene cotto tramite vapore. E quindi questo percorso significa la cottura del pomodoro, che avviene in quanto tempo? È un percorso che dura, diciamo, circa 8 minuti dalla partenza fino alla passatrice. E in questo poi dipende pure dal pomodoro, perché se il pomodoro, diciamo, abbiamo un pomodoro un po' più grande, diciamo più duro, ci impiegherà poco più di tempo, allora ci vuole un po' più di tempo e tu lo riesci a regolare con la strumentazione. E questo vapore porta alla cottura di quanti gradi il pomodoro? Allora, il pomodoro viene cotto più o meno a una temperatura di 87-88 gradi.
Allora, il pomodorino è stato lavato, è stato portato su questo tavolo dove avviene che cosa, signor Giovanni? Allora, qui avviene, diciamo, l'invasettamento del prodotto. I pomodori vengono messi nel barattolo manualmente, diciamo fino all'orlo, perché poi in cottura, diciamo, si abbasseranno un po'. E dopo il primo riempimento vengono un po' sbattuti per far scendere il prodotto e poi viene messa l'acqua e sale da un altro operatore e vengono tappati e, diciamo, vanno in pastorizzazione. Vediamolo questo processo di riempimento. Facciamo il Antonio, facci vedere come la tua abilità di invasare il batterino. Un po' sbattuti per farli scendere, per fare occupare tutto lo spazio, e poi li riempiamo fino all'orlo in maniera tale che il vaso arrivi bello pieno a prodotto finito. Bravo. Signor Giovanni, sì. Nella fattispecie il vasetto da quanti grammi è? Allora, questo vaso è un vaso da 370 grammi, e, diciamo, di prodotto ci vanno 250 grammi, 260, diciamo, più o meno. Ovviamente state lavorando per chi? Per Terre Gusti. Vogliamo vedere il riempimento di questo vasetto che Antonio ha riempito. Praticamente, perché si chiama acqua e sale? Allora, questo prodotto si chiama così perché non, cioè, il prodotto viene messo a crudo e viene messa proprio l'acqua e sale, diciamo. Spostiamoci per vedere questo come si chiama questo giovanotto? Giuseppe. Quindi sta versando dell'acqua, acqua con sale, sì. Acqua con sale. Sì, una soluzione, diciamo, che abbiamo preparato prima, acqua e sale. Ovviamente questa ricetta viene tramandata o è stata proposta per un consumo, diciamo, moderno del pomodoro? No, diciamo che è stata tramandata, è una ricetta tramandata, quindi l'abbiamo ripresa noi e sta avendo un buon risultato, diciamo. Quindi è un po' riproporre quando non sta più il pomodoro a pieno campo. Sì, il pomodoro fresco. Avere un pomodoro crudo, ma che comunque poi subisce la pastorizzazione. La pastorizzazione, sì. Però diciamo che il prodotto resta con un sapore fresco, no? Resta come se il pomodoro è fresco, diciamo, proprio si sente il sapore del fresco. Il sapore resta, diciamo, sì. Il sapore del sole, sì. Resta nel vasetto anche se subisce la pastorizzazione blanda, che poi andremo a vedere. Signor Giovanni, sì. Oltre alla versione del datterino in acqua, voi fate anche la versione del datterino in salsa. In salsa, quindi al posto dell'acqua ci mettete la salsa. Sì, sì. Viene, diciamo, vengono messi sempre a mano 15-16 pomodorini. 15-16 pomodorini si vanno a riempire, diciamo, fino a un po' più della metà del barattolo, diciamo. Un po' più della metà, sì. E poi fino all'orlo si mette la salsa, sì. Sempre di datterino. Sì, sempre di datterino. Quindi un po' volete riprodurre che cosa con questo, diciamo, ricetta? Diciamo, hai sia la salsa che il pomodoro. Quindi raggiungi un obiettivo di tenere direttamente nello stesso... Anche il pomodoro fresco, diciamo, perché il pomodoro resta sempre integro perché è crudo, diciamo, viene messo crudo in salsa. Allora tu hai sempre quel pomodoro fresco, anche col sughetto in salsa, diciamo, a volte viene fatto anche con... metti la bottiglia di salsa e aggiungi i pomodorini freschi. Invece così c'hai tutte e due. Tutte e due, quindi andrebbe bene anche per condire una focaccia, una pizza? Sì, sì. Io ricordo da piccolino, vengo da una famiglia contadina, ho fatto anch'io la salsa quando ero bambino, non ci mettevo attenzione, però mi ricordo che si faceva dopo della chiusura del tappo, si faceva la pastorizzazione nel fusto che veniva a bollire l'acqua e ricordo che si chiamava bagnomaria. Questo tipo di pastorizzazione che invece voi usate si chiama come? Allora, questa qua non è, diciamo, proprio a bagnomaria perché non viene immerso proprio del tutto il vaso nell'acqua, però diciamo che la stessa funzionalità, perché abbiamo il pomodoro, il vaso non raggiunge una temperatura molto elevata,
quindi il pomodoro resta integro, diciamo, e raggiunge una temperatura massima di 91-92 gradi all'interno del cuore del prodotto e non altera il prodotto. Funziona, diciamo, ci sono dei getti d'acqua che se ci postiamo quindi in questo tunnel dove non vediamo, sì, ci sono degli ugelli che spruzzano acqua a 93 gradi che in pratica ripropongono quel sì, concetto del fusto, sì. Sì, quindi l'acqua che bolliva, qua invece il vapore che va, non è vapore, è sempre acqua, l'acqua calda che va, sì, a contatto con il vaso e porta la temperatura, diciamo, per quanto tempo poi nel percorso, andiamo a seguire il percorso. Allora, diciamo, per questo qua è un tunnel di pastorizzazione, diciamo è lungo 8 metri, tutto è lungo 8 metri, per i primi 4 metri c'è la pastorizzazione, avviene la pastorizzazione fino alla metà del ciclo, diciamo. Quindi diciamo fino a questa metà, più o meno fin qua, questa è la metà. E arriva a una pastorizzazione di quanti gradi arriva nel cuore? Al cuore del prodotto arriviamo, diciamo, a una temperatura di 92 gradi, 91-92. Quindi dall'inizio alla fine raggiunge questo. In questi 4 metri, diciamo, di pastorizzazione più o meno impiega 45 minuti il prodotto ad arrivare dall'inizio alla metà pastorizzazione, cioè a metà tunnel. Mentre nel restante 4 metri che succede? Allora, nel restante 4 metri c'è un preraffreddamento prima, che viene messa sia acqua calda che acqua fredda qua, cioè non ha lo shock termico, diciamo. E piano piano si raffredda fino alla fine ad arrivare, diciamo, ad una temperatura dove il prodotto esce, di una temperatura di 55-54 gradi centigradi. Dopo il raffreddamento che avviene in quanto tempo abbiamo detto? Allora, il raffreddamento, diciamo, più o meno dura quanto la pastorizzazione, più o meno 45 minuti, diciamo. Questo tutto poi ovviamente manualmente messo su, diciamo, sì, in attesa poi dell'etichetta che avviene dopo quanto tempo? Allora, c'è un periodo, diciamo, di quarantena, una ventina di giorni che il prodotto deve stare lì fermo per vedere, poi vengono fatte le analisi e tutto e poi può venire etichettato. Uscendo un po' fuori da quello che è il tuo lavoro, entrando in quello che potrebbe essere culinario, in cucina, sì, questo prodotto tu come lo mangeresti in cucina? Col pesce, farei un sughetto col pesce, diciamo, veloce, con un po' d'olio, apro un barattolo di questo qua, come avere, diciamo, il pomodoro fresco. Quindi nel periodo invernale che si è dimenticato del mare, aprendo un vasetto di datterini in acqua e sale, si ha un ricordo mangiando uno spaghetto col pesce, si ha un ricordo di quello che è stato l'estate, soprattutto quest'estate molto lunga, molto calda.